Le bolle in quattro ricevono l'avviso di conclusione indagini. Sanità, caso di tubercolosi a Eboli. Battipaglia, due arresti per furto e ricettazione. Cava dei Tirreni accoltella la compagna e viene arrestato. Autostrada, traffico in tilt. Carcio, maxi multa ai Granata. L'attenzione della Procura di Salerno si accende sul centro commerciale Le Bolle di Eboli. Per quattro persone è arrivato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini. Le accuse variano dall'illegittimità del permesso a costruire all'abuso d'ufficio e al falso, reati che secondo la Procura sarebbero stati commessi in concorso. I lavori per la realizzazione del centro commerciale sarebbero iniziati in assenza del prescritto titolo abilitativo, in quanto i permessi sarebbero stati rilasciati prima che i progetti venissero sottoposti al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il punto però è che all'epoca dei fatti la legge in merito al via dei centri commerciali non era chiara. Inoltre Le Bolle nel giro di poco tempo ha sanato dal punto di vista burocratico la sua situazione. Resta da vedere invece come procederà la questione penale e se ci sarà il rinvio a giudizio. È arrivato in ospedale ieri mattina, aveva la tubercolosi. I medici lo hanno sistemato in una stanza isolata, tenendolo lontano da altri pazienti. L'uomo, un romeno di 42 anni, residente a Capaccio, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive ieri pomeriggio, dove continuerà la cura nelle stanze attrezzate per curare la SARS e altre malattie contagiose. Mattinata di grande fibrillazione al pronto soccorso di Eboli. Avuta la conferma del caso di tubercolosi, i medici e gli infermieri del servizio di emergenza hanno indossato le mascherine per coprirsi il viso. La malattia è contagiosa. La conferma della patologia è stata diramata dalla sala TAC. Gli esami erano positivi. Così è scattata la profilassi per evitare che altre persone venissero contagiate. I medici sono già vaccinati, gli infermieri hanno preso delle compresse. A finire in manette, su ordine del GIP del Tribunale di Salerno, due pregiudicati, NI 54enne di Bellizzi e TS 63enne di Salerno, componenti della banda insieme ad un terzo soggetto già arrestato in flagranza di reato. L'esame dei tabulati telefonici, i vari interrogatori e le risultanze delle perquisizioni operate hanno permesso ai carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidate dal capitano Costa, di ricostruire non solo l'organigramma della banda, ma anche il modus operandi, che consisteva nel furto di autovetture di ogni genere, nello smontaggio e rivendita dei pezzi utili alla commercializzazione oppure in alcuni casi alla reimmatricolazione ex novo delle autovetture rubate, mediante la ripunzonatura del telaio e la creazione di documentazione che permetteva alle auto di circolare tranquillamente. Nel tentare di risalire alla provenienza delle auto, i carabinieri di Battipaglia si sono imbattuti in un'auto addirittura rubata e taroccata due volte. Paura in serata a Cava dei Tirreni per un fatto di cronaca. Un giovane di 25 anni ha colpito con due coltellate all'addome la compagna ventenne, al termine di una discussione degenerata in una lite nel cortile dell'abitazione della madre del ragazzo, in pieno centro nella città metelliana. La giovane è stata subito soccorsa e trasportata all'ospedale di Cava dei Tirreni, per poi essere trasferita al nosocomio di Nocera Inferiore. Non rischia la vita, ma ha perso molto sangue. Il compagno, che ha problemi di tossicodipendenza, è stato invece arrestato dai carabinieri dopo un interrogatorio nei locali della caserma cavese. I due ragazzi hanno due figli piccoli ma non vivono insieme. Lui risiede da solo a Castel San Giorgio. Lei invece ha trovato ospitalità a casa della suocera. Proprio nell'abitazione della madre il ragazzo l'ha raggiunta e al termine dell'ennesima discussione l'ha colpita all'addome. Automobilisti esausti, studenti inviperiti, pendolari disperati, questa è la situazione che vive chi percorre l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Fino al prossimo 30 aprile infatti sarà chiusa al traffico la rampa di accesso al raccordo Salerno-Avellino per il traffico proveniente da Salerno per consentire lavori di demolizione e di ricostruzione della rampa del nuovo viadotto Grancano che collega il raccordo dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Un'informazione di cui non tutti sono a conoscenza e che sta mettendo alla dura prova la pazienza di chi tutti i giorni è costretto a viaggiare su quel tratto autostradale. Lavori che mettono in ginocchio la viabilità del territorio, anche in considerazione del fatto che Salerno già registra la chiusura della statale Salerno-Vietri dopo la frana del 18 febbraio scorso. Una situazione che finisce per intasare la mobilità cittadina e le strade provinciali alternative.
Maximulta alla Salernitana, la società paga 3.500 euro per i petardi fatti esplodere dai tifosi durante il derby con il Benevento. La squadra intanto si prepara alla trasferta di Grosseto, gara delicata per i Granata che però vogliono continuare a vincere. È tornata ad allenarsi la Paganese che domenica ospiterà al Torre l'Aquila. Azzurro stellati che proveranno a sfatare il tabù del Torre mentre la società è già al lavoro per programmare il futuro. In Serie D la Battipagliese viaggia spedita al ritmo playoff. Gli uomini di Mister Squillante sono riusciti con i risultati positivi a riportare l'entusiasmo in città. Il sogno si chiama Serie C.